Tu conosci qual è la tua vera voce? O magari ti hanno detto qualche volta che la voce che utilizzi non è quella che ti appartiene. Ciao, oggi vorrei parlare di qual è la nostra vera voce, perché ognuno di noi utilizza una voce che in fondo, se magari non te l'hanno detto, nel più dei casi non è quella che realmente ci appartiene. Ecco, oggi vorrei darti qualche suggerimento. Ovviamente questo video dovrebbe essere molto più lungo e dovrei avere molto più tempo per farlo, ma ti darò qualche suggerimento che ti permetterà di capire qual è la tua voce reale e magari non riuscirai a capirlo perfettamente, ma comunque comincerai a farti un'idea. Però prima di passare a qualche suggerimento, vorrei dirti che cos'è che influenza la nostra voce, che cos'è che determina il fatto che tu stia utilizzando in questo momento la tua voce. Allora, prima di tutto devi capire che la tua voce è legata a uno stato psicologico emotivo, cioè significa che la voce che tu stai utilizzando in questo momento, che io sto utilizzando in questo momento, è legata al mio stato mentale e al mio stato emotivo. Cioè, se tu ci fai caso, l'avrai sicuramente visto quando sei magari più nervoso, utilizzi un tono di voce un pochino più alto, no? Il ritmo è un pochino più serrato, le pause tra le parole sono un pochino più brevi, diciamo che il tuo tono di voce è molto più acceso, il tuo timbro è molto più acceso. Quando invece sei un pochino più rilassato, automaticamente il tuo timbro di voce è un pochino più pacato, forse anche un pochino più intenso. Le pause che ci sono tra una parola e l'altra sono un pochino più distese, più dilatate. Perché? Perché la tua voce appunto è condizionata da quella che è la tua condizione mentale, scusami la ripetizione di parole che hai in quel momento, mentale e di conseguenza anche emotiva. Poi inoltre la tua voce che stai utilizzando è condizionata anche dalla situazione in cui ti trovi, perché magari sei con una persona in particolare nella quale ti senti un pochino più rilassato, allora di conseguenza anche la tua voce sarà più rilassata. Oppure sei in una situazione in cui avverti un pochino di tensione, allora anche la tua voce sarà un pochino più tesa. Inoltre una cosa che c'è da dire è che la voce rappresenta una maschera. La voce nel più dei casi tende a non far vedere quella che realmente è magari la tua sensazione reale, la tua vera sensazione che tu provi in quel momento. Per esempio, io anni fa, prima di iniziare a capire insomma come funzionava la mia voce, nel più dei casi, quando mi trovavo magari in una situazione a parlare con una persona che aveva uno spessore un pochino più elevato rispetto al mio, che aveva una condizione diversa dalla mia, nel senso nella quale io provavo un pochino di imbarazzo, soggezione, automaticamente accendevo, diciamo, la mia voce, cambiava e usavo un tono un pochino più accattivante, un pochino anche più finto. E la persona che si trovava di fronte a me si accorgeva di questo e nel più dei casi mi veniva anche detto. Questo perché? Perché tendevo attraverso la mia voce a nascondere la mia insicurezza. O al contrario, magari ti sarà capitato di incontrare una persona che utilizza un tono di voce pacato, ma nel più dei casi tu ti accorgi che magari in quel momento quel tono che lui o lei stanno utilizzando non rispecchia quello che lui in realtà sente in quel momento, no? Magari è una persona che in quel momento prova un'agitazione tremenda, però cerca di placare questa sua agitazione utilizzando un tono un pochino più pacato e quindi facendo finta, diciamo, tra virgolette, di essere rilassato o rilassata. Inoltre c'è da dire un'altra cosa, che la voce che tu hai non è soltanto una sola, ce ne possono essere più di una e devi capire che in fondo avere più di una voce non è sbagliato, anzi. Detto questo, andiamo a capire quali sono alcuni suggerimenti che posso iniziare a darti. Io ne ho individuati tre. Prima di tutto ci tengo a dirti: registra la tua voce. Perché ti dico di registrare la tua voce? Perché la tua voce registrata, in realtà, adesso ti dirò una cosa che magari ti sconvolgerà se non hai mai fatto un percorso di questo tipo, diciamo come noi a doppiaggio in carrozza, la voce che tu senti registrata al microfono o attraverso un vocale è quella voce che realmente ti appartiene. Quindi, che cosa ti consiglio di fare? Di, se ti trovi in una sala di registrazione, registrare la tua voce, oppure se ti trovi magari a dover mandare un vocale, ascoltare il vocale che hai appena inviato insomma, alla persona. Dopo che hai fatto questo, l'altro consiglio che ti posso dare è di prendere più registrazioni e iniziare ad ascoltare qual è la differenza tra una registrazione e l'altra, cioè come cambia la tua voce tra una registrazione e l'altra. Se non riesci
a capirlo subito o a individuare una differenza, significa che il tuo orecchio deve essere allenato. Quindi non preoccuparti, perché questo è un qualcosa che puoi fare. Per esempio qui a Doppiaggio in Carrozza noi questo lo facciamo e si scopre veramente un mondo qui dietro. Però se piano piano inizi ad ascoltare comunque le registrazioni, inizierai a capire che c'è qualcosa, anche una piccola cosa, che ti differenzia il modo di usare la voce tra una registrazione e l'altra. Il terzo consiglio che posso darti è quello di farti giudicare da qualcuno. Farti giudicare non intendo di trovare qualcuno che ti dica la tua voce è orrenda o la tua voce è bella, no, perché quello serve a poco. Quantomeno trovare qualcuno che sia possibilmente oggettivo, nel senso che riesce a darti una valutazione oggettiva senza che sia influenzato da, non lo so, un odio nei tuoi confronti o un amore spropositato nei tuoi confronti, ma che riesca comunque a farti capire se la voce che stai utilizzando con lui o con lei è vera o finta, perché la persona che ti ascolta lo capisce, lo comprende questo. E quindi se tu magari ti confronti qualcuno e dici: guarda, ma secondo te la voce che sto utilizzando con te è vera? Cioè, ti convince? E basta, questi sono stati un po' i suggerimenti che ho voluto darti. Ti ripeto, ce ne sarebbero tanti, però ho cercato di riassumerli in questo video. Se ti ha convinto, se ti ha fatto riflettere questo video, condividilo con chi vuoi. Noi ci vediamo nel prossimo video. E ovviamente, se vuoi approfondire questo argomento, io ti aspetto a Doppiaggio in Carrozza. Ciao ciao!